Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Pokémon Nero. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto Spighetto perdendo purtroppo Tigre e Theodore come membri del team. E un'altra cosa... Niente, abbiamo sconfitto Spighetto appunto e abbiamo parlato con Zania. Tanto hai fatto vedere Marlin, vabbè. E Zania ci ha detto che dobbiamo andare nel cantiere dei sogni. Vediamo se ci dice qualcos'altro. La professoressa Lalia vi ha chiesto di completare il Pokédex, vero? Non deve essere un impegno facile. Ah, scusa, sto divagando. Vorrei che mi portassi il fumo onirico emesso da Moon al cantiere dei sogni. Ti prego, ne ho davvero bisogno. Quindi dobbiamo andare al cantiere dei sogni. Un po' ovvia come cosa, ma... No, aspetta, volevo parlare con gli altri membri della casa. Cosa ci dicono? Che sorpresa, il mio Pokémon dopo una lotta si è evoluto e ha cambiato aspetto. Veramente, non sanno cosa sono le evoluzioni. Alcuni si evolvono, altri no. I Pokémon sono davvero delle creature misteriose. Mia sorella Zania, che ora è di sopra, non sembra, ma è una grande ricercatrice. Beh, non sembra perché. Povera Zania. Un secondo, ormai vediamo cosa c'è in questa casa. Cosa ci dicono? Ehi, allenatore, hai abbastanza Pokéball con te. Tieni, non fare complimenti. Mega Ball, sì, la prima Mega Ball, grazie. È ovvio, più Pokéball hai, meno problemi avrai. È anche vero però che migliore è la Pokéball, più facile la cattura. Va bene, c'è qualcosa, il cestino dei rifiuti è vuoto. Visto, serve sempre girare per le case. Mi sono innamorato di mia moglie grazie alle lotte di Pokémon. L'ho sfidata un sacco di volte ma non sono mai riuscito a vincere. Va bene, sono una coppia perfetta. E mi date qualcos'altro voi? Non mi interessa più di tanto cosa avete da dirmi. Lui, come soprannominato, se vi do un soprannome il vostro legame diventerà ancora più stretto. Marlin si chiama. Tra l'altro sto pensando... Ah ecco, sto pensando invece un'altra cosa. Stavo pensando una cosa ma adesso ne sto pensando un'altra. Ho il cervello che funziona. La prima cosa è che quest'uomo vi dà una Scuroball ed è importante. E la seconda cosa è che ho pensato che è meglio spiegarvi come funziona una Nuzlocke Challenge, perché molti non lo sanno. Allora, la Nuzlocke Challenge, intanto partiamo dalla storia. Ok, scusate, stavo dicendo, la Nuzlocke Challenge è stata inventata da un ragazzo americano, credo. E consiste nel poter catturare un solo Pokémon per percorso. E dovrebbe essere il primo Pokémon che incontriamo in quel percorso, perché quelli che vengono dopo non vanno bene. Per rendere il gioco un po' diverso, un po' più interessante. Secondo, devo ritirare intanto Tigre per fare il taglio. Non voglio ritirare Theodore perché ci sono più affezionato e sarebbe troppo triste. Vediamo se Tigre sa fare taglio. Dov'è? Qui. E quindi quella è la prima regola della Nuzlocke Challenge, ma è una regola autoimposta, diciamo, non c'è nessuna regola ufficiale nel gioco, ovviamente. Poi si può catturare quindi solo il primo Pokémon. Appena un Pokémon viene messo KO si considera morto ufficialmente, quindi è come se non potesse più... se non fosse appunto più in vita, un po' triste però è così alla fine. Vai Tigre, bravissimo. Anche tu vuoi cercare quel Pokémon misterioso? Ma in che senso avrà il potere di far sognare? Ok, bello, non ci dici niente di sconvolgente. Ehi, hai sentito anche tu un rumore dall'altra parte del muro? Andiamo a vedere cosa sarà mai stato questo rumore. Eccolo qui, Moon. Moon. Aspetta. Vabbè. Abbiamo trovato Moon. Forza, dacci il fumo onirico. Fermi! Chi siete? Cosa volete? Chi siamo? Siamo il Team Plasma e lavoriamo giorno e notte per liberare i Pokémon dagli esseri umani stupidi e irresponsabili. Che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di ottenere il fumo misterioso emesso da Moon e Musharna. Il loro fumo ha il potere di far sognare e noi lo useremo per far sognare alle persone un mondo in cui i Pokémon sono liberi. Manipoleremo la volontà degli uomini per spingerli a realizzare il nostro sogno, quello di liberare tutti i Pokémon. No! Smettetela di picchiare Moon. Dacci il fumo onirico. E gli date dei calci per fargli emettere il fumo onirico? Ma come potete fare una cosa del genere? Siete degli allenatori, no? Esatto, siamo allenatori proprio come voi. Ma il nostro scopo è diverso. Noi vogliamo liberare i Pokémon. E che cosa significa tutto questo in termini concreti? Che toglieremo i Pokémon alla gente con la forza lotta dopo lotta. Salveremo tutti i Pokémon, anche i vostri. Aiuto Avian. Ma io ho scordato di guarire Marlin, credo. Questo è grave. La prima lotta contro una recluta del Team Plasma. Seguace, vabbè. Dai, siamo lì.
Patratto, ok, Marlin. Vabbè, dovremmo gestire un patratto a livello 10, dai. Ok, non ci fa troppo male. Marlin sale a livello 15. Hai abbassato la guardia pensando che la lotta fosse più facile. Non importa, me ne occuperò io. Ma Bel cosa fa nel frattempo? Guarda. Ok, questa volta una seguace femmina. Di sesso femminile, ok. È sconfitta anche lei. Incredibile, hai battuto anche me. Ma dobbiamo assolutamente procurarci il fumo onirico. Smettetela. Forza, caccia il fumo onirico. Ora basta. Ehi voi, perché state qui a perdere tempo? Noi strapperemo i poveri Pokémon dalle grinfie degli esseri umani indegni. Se non riuscirete a portare a termine questo compito... Ma questo non sembra il Gekis che arringava la folla per raccogliere proseliti. O quello che manipolava le persone con le belle parole. Esatto, questo sembra piuttosto il Gekis che si arrabbia quando un suo piano fallisce e che infligge severe punizioni. Scappiamo da qui finché non si sarà calmato. Ok. Chi sarà mai questo Pokémon? Ma cos'è successo? Ce n'erano due. Non è possibile che fossero entrambi il vero Gekis. O abbiamo sognato? E poi quel Pokémon. Sono venuta perché ero un po' in ansia. Oh, Musharna. Ciao, vabbè. Che cos'è successo? Ciao Zania, c'era Munna e il Team Plasma. E poi è arrivato Musharna e non so, forse ci ha fatto sognare. Ma a quel punto il Team Plasma... Capisco. Dovete sapere che Musharna è l'evoluzione di Munna. Deve aver percepito che il suo compagno era in pericolo. Ah, pensavo che fosse il figlio. E così l'ha aiutato con la sua capacità di rendere reali i sogni. Ma aspettate un attimo. Questo è il fumo onirico. Con questo posso ultimare la mia ricerca. Raggiungetemi a casa mia più tardi. Vabbè, a me non interessa più di tanto il sincro gioco perché, ripeto, non lo possiamo utilizzare nell'emulatore. Oh, tutta questa storia mi ha messo sotto sopra. Avian, perché non vai tu a casa di Zania? Io vado a cercare il Pokémon di prima. Ma io voglio fare il primo incontro ufficiale del Cantiere dei Sogni. Quindi, e vi ricordo appunto che ora il primo Pokémon che incontrerò nel Cantiere dei Sogni sarà il Pokémon che posso catturare. Ma si muove l'erba, quindi vediamo cosa c'è. Vediamo qui. Sarà il Pokémon da catturare. Ed è un Audino. Come ogni volta che si muove l'erba c'è sempre un Audino. Anche se, dire il vero, non volevo Audino perché sono andato nell'erba che si muoveva. Boh. Vabbè, ma ho a disposizione il secondo incontro, perché vi ricordo che secondo le regole della Nuzlocke, che ho un pochino cambiato a mio piacimento, posso fare il secondo incontro. E in ogni caso Audino è meglio sconfiggerlo perché dà tanti punti esperienza. Vabbè, dai, velocizzo. Dai, 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 muori Audino. Dai, quanto ci sta, vabbè, però con le lotte velocizzate... Ah sì, Audino ha spesso delle bacche, vabbè. Non è questo troppo importante. Doppia sberla, aiuto, smettila. Tra l'altro Audino è uno dei miei Pokémon preferiti di questa generazione, mi piace troppo. E Marlin sale a livello 16. Ok, Pokéball, vedete quanti punti dà Audino. E vediamo il primo Pokémon che incontro qui, Munna, sì! Munna lo allenerò, sarà ufficialmente parte del mio team. Perché non ho mai allenato un Munna. Premonizione di Munna. La mossa azione di Marlin è stata scoperta, va bene. Allora, cerchiamo di catturare al meglio questo Munna. Che non gli faccio troppo male. Riccio il scudo. Vabbè, faccio un'altra pistola acqua, non lo dovrebbe buttare giù, dai. Marlin, attento, ok, perfetto. Seconda mi fa un po' male, ok, infatti. Potrei mandare anche Tigre, perché... No, vabbè, con una Mega Ball dovrei riuscire a catturarlo. Quindi vediamo, Mega Ball, usa... Ah, oh, due Mega Ball, wow. Non lo sapevo. Preso, Munna è stato catturato, sì! Quando Munna mangia i sogni di qualcuno, questi dimentica che cosa ha sognato, galleggia costantemente in aria. Pokémon divora sogni. Vuoi dare un soprannome a Munna? Sì, ma non ne ho idea. Cos'è un tapiro, Munna? Non ne ho idea. Ok, ho deciso il nome. E il nome è tratto da Final Fantasy IX, che è il mio gioco preferito. E c'è un personaggio, uno dei protagonisti, che si chiama Quina, che ha a disposizione la mossa camomilla che mette a riposo tutti
i Pokémon del, cioè tutti i mostri avversari. Quindi ci sta. Per fortuna non ho incontrato Patrat, via. E adesso però, aiuto, voglio vedere la natura di Quina. Vediamo, per ogni caso è rosa. Audace, no, è una natura orribile per un Munna, perché aumenta l'attacco e diminuisce la velocità. Però anche ad ora di menarsi dovrebbe avere, quindi potrebbe avere anche 31 IV in attacco. Quindi potrebbe essere col massimo dell'attacco questo Munna, questa la mia Quina. Però non serve a niente. Vabbè, ora taglio e vado a curarmi e poi da Zania. Ok, dopo il taglio siamo qua. Ho fatto qualche lotta con Quina, ma vabbè. E cosa dovevo dire? Prima esploriamo il cantiere dei sogni e poi andrò da Zania perché è meno importante. Allora, vediamo cosa c'è qua. Pozione, va bene. Molto utile la pozione, sempre utile averne di scorta. Vediamo cosa c'è qui. Niente, qui invece sì. Repellente, ma tra l'altro vedo una scala da quella parte. Lo possiamo raggiungere adesso. Mi ricordo però che questo cantiere dei sogni non dobbiamo scordarcelo, perché non ricordo il perché, però mi ricordo che non dobbiamo scordarcelo. Ok, va bene. Ok, scusate per il taglio. Vabbè, taglierò gli incontri con i Pokémon selvatici, ma adesso è importante perché Quina sta imparando Psicoraggio e poi continueremo. Psiconda, glielo cancello. Sì, è una mossa brutta Psiconda. Uno, due, tarà, va bene, impara Psicoraggio. Bravissima, sale addirittura di 2 livelli. Troppo utile Audino per salire di livello. E vediamo se possiamo fare qualcos'altro. Possiamo raggiungere altri luoghi col taglio. Di qua... no, non possiamo ancora andarci. Andarvi, anzi, va bene. Allora ci rivediamo da Zania. Tada! Grazie al fumo onirico che mi hai procurato, adesso posso raccogliere i salvataggi degli altri allenatori. Ti ringrazio di cuore. In segno di gratitudine attiverò il tuo Sea Gear. Così potrai comunicare tramite i raggi infrarossi, il collegamento a internet senza fili, eccetera. Va bene, Zania, grazie. Riceve il Sea Gear. Vuoi attivare? No. Così non potrei procedere, comunque sì. Per attivare il Sea Gear basta toccare l'icona all'accensione in basso a destra. Una volta acceso, va bene, non mi interessa perché in ogni caso non posso utilizzarlo. Va bene, salto tutto questo dialogo. Ah, un'ultima cosa, grazie per aver aiutato mia sorella. Questo è un pensiero da parte mia, tieni, non fare complimenti. Cos'è? Ah, il blocco amici, giusto. È il tuo nuovo blocco amici nel quale puoi registrare i tuoi amici. Una volta registrati potrai comunicare con loro mediante Nintendo Wi-Fi Collection, va bene. Possiamo finalmente andarcene? Sì. Scusate se taglio un po' di cose, ma preferisco andare avanti. Ma qui ci siamo entrati? Cos'è? Ah, la scuola per allenatori. Siamo ancora a Levantopoli, giusto? Mi sembrava di essere andato un po' avanti, però no. Qui ci siamo entrati? Credo di no. Ultimamente vado pazzo per una modella. Si chiama Camelia e pare che anche i suoi Pokémon siano fortissimi. Chissà chi è. Si capisce quanto forte è un allenatore dal numero di medaglie che possiede. Va bene. Al primo piano del centro Pokémon si trova il GTS. Magari ci dà qualche strumento. Adoro i Pokémon di tipo fuoco, per questo alleno solo quelli. Contro i Pokémon di tipo acqua però non hanno nessuna possibilità. Meglio provare ad allenare anche Pokémon di altri tipi. A me invece il tipo fuoco è quello che piace meno. Ma non perché i Pokémon di tipo fuoco sono quelli che mi piacciono meno. Non è facile far crescere allo stesso modo tutti e 6 Pokémon della squadra, per questo alcuni allenatori preferiscono concentrarsi solo su 3 Pokémon. Quindi stavo dicendo, sì, tipo fuoco, ci sono pochissimi Pokémon che mi piacciono di tipo fuoco, però c'è un Pokémon che è Macargo, che è uno dei miei Pokémon preferiti in generale. Questo fa rivalutare mi fa rivalutare un po' il tipo fuoco, però poi gli altri quasi nessuno. Flareon mi piace molto e praticamente basta. Comunque guardate che bello questo giardino botanico a sinistra di Levantopoli, è bellissimo con la fontana. E prima quest'uomo non ci voleva fare passare, ma adesso che abbiamo la medaglia siamo abbastanza forti da proseguire. Sì, finalmente lasciamo Levantopoli e siamo nel percorso 3. Percorso 3. Dimostrazione del fatto che siamo nel percorso 3. Cosa fa questo bambino? Qualche volta mi lasciano giocare con i Pokémon. Bravo bambino. Quando ho ritirato il Pokémon che avevo affidato alla pensione, conosceva delle mosse nuove. Ma fai attenzione, al massimo un Pokémon può conoscere 4 mosse alla volta. Sì, lo so, questa è la pensione, ma per il momento non dovremmo usufruirne. È un luogo in cui si possono lasciare i nostri fortissimi Pokémon e farli crescere. In questo asilo vanno tutti matti per le lotte tra Pokémon. Se vai nel giardino, verranno tutti a fare una lotta con te. E allora noi sfidiamo questi allenatori. Anche la maestra vuole lottare? L'allegria dei bambini e dei Pokémon che mi circondano mi rende invincibile. Bravissima, vediamo come si chiama. Alida, maestrina.
conosco una ragazza di nome Alida. Quindi non è un nome, alla prima volta mi è sembrato un nome strano, però ma ci sono abituato. Però dai, è un po' strano come nome. Sì, coraggio, va bene, Queen ormai è fortissima con... Sarà Munna, e contro Munna non posso fare praticamente niente. Tra l'altro devo depositare subito Tigre, perché poverino è morto, ma ancora io lo mantengo in squadra. Va bene, Sbadiglio, ce la possiamo fare. Vediamo con uno psicoraggio quanto male li facciamo. Abbastanza. Ok, e l'ultimo. Sì, bravissima Quina. Esclusiva. No, per l'avventura è una mossa totalmente inutile. Cioè, è una delle mosse più inutili del gioco. Si può usare solo in dei frangenti molto 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 rari, perché in pratica non permette al Pokémon avversario di utilizzare delle mosse che si hanno, che ha anche il nostro Pokémon. Però, boh, capita una volta ogni millissimi anni. E allenatore lottiamo. Ma non ho capito, poi i bimbi non possono avere Pokémon solo da 10 anni in su? Perché qui ce l'hanno anche da prima? Questi sono ovviamente bambini di 3-4 anni. Un po' di storia del mondo Pokémon. In teoria dai 10 anni si ottiene un Pokémon dal professore di turno e poi si comincia a viaggiare per il mondo. Allenatore, lotto io con te. Ok. Chi ha lei? Panzer. Bruttissimo Panzer. Io uso una pozione. No. Qui. Pozione. Ok. Fulmi sguardo, va bene. Psicoraggio. Vediamo quanto male fa Quina. Vedete, poi non subisce... Cioè, anzi, subisce pochissimi danni dai Pokémon Quina, perché Moon è molto molto resistente. Prendi questo, iperraggio. E scommetto che lui avrà Fan Sage. Sì, sono un veggente. Vediamo, psicoraggio. Peccata, no. Aiuto. Ok, Quina resiste. Bravissima, è stata a livello 14. Posso fare lo scivolo? Sì. Dai, però non scivola. Fare lo scivolo in piedi. L'ho fatto anch'io, però è brutto. La squadra di massi. Va bene, grazie maestra. I maschi sono davvero insopportabili. Io sono la figlia dei proprietari della pensione qui a fianco. Proprio così tutta la nostra famiglia è totalmente dedicata alla cura dei Pokémon. Va bene. Voi avete qualcosa da dirci ai bambini che gireranno all'infinito? Corri, corri. Sto scappando perché mi insegue, mi insegue perché sto scappando. La realtà cambia a seconda del punto di vista. Che bambino intelligente. Sai cos'è la lotta in doppio? Sì, lo immaginavo. L'allenatore che almeno una medaglia sa bene che in una lotta in doppio due Pokémon ne affrontano altri due. Basta. Ho capito. E abbiamo pure i Pokémon curati. Adesso possiamo fare la nostra prima lotta in doppio, tra l'altro. Ma non c'è qui un box dove depositare Tigre. No, alla pensione c'è di sicuro, quindi andiamo qui. Perché è troppo importante far morire Tigre? No, vabbè. Non appena avremo bisogno di taglio, ti ritirerò Tigre. Perché in questo gioco anche i Pokémon KO non è, tra l'altro, una... diciamo un'eccezione alla regola il poter ritirare i Pokémon che fanno MN. Perché in questo gioco anche i Pokémon KO possono usare le MN. Quindi così. Sai vedere cosa riusciamo a fare quando uniamo le nostre forze? Dunque, 1 più 1 fa 2. Molto più intelligenti del bambino di prima, che era molto intelligente, queste gemelle, Ami e Mimi. Andiamo in campo, Purloin e Purloin. Aiuto questo per Munna. Per la nostra Quina non sarà una lotta facile. Io per prima cosa uso Fortuncanto. E con Marlin, pistolacqua su Purloin. Perché così almeno non ci possono fare brutti colpi. Però mi abbassano la precisione, stupidi loro. Poi uso Sbadiglio sull'altro Purloin. E questo cerco di sconfiggerlo. Pistolacqua, va bene. Bravissimo Marlin che non ha fallito. E poi non posso fare niente con Quina perché il tipo psico non ha effetto sul tipo buio. E Purloin è di tipo buio. Ok. Turbo sabbia, va bene. Lui si addormenta, perfetto. Tra l'altro da questo gioco hanno aggiunto l'animazione degli occhi che si chiudono quando sono addormentati i Pokémon. Ok, ce l'abbiamo fatta. Aha. Non so da quant'è che sto registrando, ma... non lo so, continuerò per altri pochi minuti. Qui cosa ci dice? Consigli utili, è importante scegliere bene il Pokémon che metti in alto a sinistra nella lista. Va bene, sarà lanciato in campo all'inizio di ogni lotta. Sì. E arriva il solito Okomor o Bell.
Avian, aspetta. Ora che abbiamo entrambi la medaglia Tris, vediamo chi è il più forte nella lotta. Saranno continue le sfide con Bell e Comor. Non ricordavo che fossero così tante. L'abbiamo sfidato nella scorsa parte nella scuola allenatori. Vediamo non avere Purloan. Snivy, va bene. Contro Snivy possiamo con Quina. È un Pokémon ottimo contro Snivy, appunto. Io prima uso Sbadiglio. Crescita, aiuto. Poi uso Forte un canto di nuovo per non farmi fare brutti colpi mai. Adesso psicoraggio, dovrei fargli un bel po' di male con uno psicoraggio. Infatti, vabbè, non ho letto cosa ha detto Comor, aiuto. Non mi può fare brutti colpi, quindi ce la faccio a sconfiggerlo, dai. Dai. No. Purtroppo dobbiamo dire addio anche a Quina in pochissimo tempo. No, mi dispiace, pensavo che riuscisse a gestire un'altra frustata. Che disperazione, veramente. Purtroppo niente, non mi sta andando bene con i Pokémon. Dovevo utilizzare una pozione, però non potevo neanche cambiare con Marlin perché avrebbe ucciso Marlin. Marlin per il momento è più importante di Quina. Però posso catturare un altro nuovo Pokémon. Maledetto Comor, perché mi uccidi sempre. Cerchi di uccidermi sempre i Pokémon. Ok. Che disperazione. Konkilama. Sono ancora triste per Quina, ma Konkilama è una bella notizia. Quindi sono triste a metà. E cancello Focal Energia. No, veramente mi sarebbe potuto servire, vabbè. Com'è potuto accadere? Eppure abbiamo lo stesso numero di Pokémon. Mi dispiace, Comor. Sì, e tra l'altro c'è la nuova evoluzione. Cosa? Marlin si sta evolvendo. Cioè, anzi, la nuova, la prima evoluzione del Let's Play. Tan 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 tan. Chi diventerà mai? Eccolo qui. Congratulazioni, il tuo Marlin si è evoluto in Duot. Che bello, Marlin si è potenziato. Un bel modo di lottare. Levatevi di mezzo. Ok. Ma che succede? Perché corri così? Avete visto in che direzione sono scappati i tizi che correvano poco fa? Da quella parte, perché? Ci vuoi dire perché stavate correndo? Uff, ma quanto corrono quelli lì? Il mio Pokémon, no, che cosa gli faranno? Non ti preoccupare, vedrai che lo riprenderemo, non piangere, su. Bella, allora mi rispondi o no, perché correvate così all'impazzata? Perché i tizi che sono passati di qui hanno rapito i Pokémon di questa bambina. E non potevi dirlo subito? Dobbiamo salvare i Pokémon di questa bambina. Bella, tu rimani qui con lei, va bene? Un secondo, ma in che percorso siamo? Consigli utili. No, siamo nel percorso 3, mi sembra di ricordare. Posso catturare un nuovo Pokémon, a dire il vero. Percorso 3. E qui invece siamo a Levantopoli e quello era il cantiere dei sogni. Ok, posso catturare un nuovo Pokémon. E vediamo quindi cosa ci capita. Spero finalmente di poterne allenare uno. Mi dispiace troppo per Quina, che tra l'altro devo andare a depositare. Vediamo chi capita. Ok, dai. Patrat. Vabbè, taglio finché non capita un nuovo Pokémon. Ok, eccomi qua col nuovo Pokémon che posso catturare ed è un Pidove. Però non penso che lo allenerò perché non lo so, non voglio allenarlo. Sì, Duot rimarrà ancora l'unico Pokémon in squadra. Con un'azione non mandarlo in stato di catatonico. Non so cosa ho detto, ma ce l'ha fatta Marlin a non sconfiggerlo. Quindi adesso possiamo catturarlo. Pokéball. Dai, una Pokéball dovrebbe bastare per un Pidove. Sì. Obbedisce sempre scrupolosamente agli ordini dell'allenatore, ma capita a volte che non capisca quelli più complessi. Allora, è un uccellino felice, non lo so, Pidove, chi mi somiglia? Sì, lo posso chiamare come i piccioni mafiosi degli Animaniacs, quindi lo chiamo Picciotto. Dai, sono troppo belli i picciotti degli Animaniacs. Picciotto. Ok, credo che si scriva così. Vediamo Picciotto quanti... che natura ha? Audace, di nuovo. Non è buona per un Pidove, di nuovo. Sono sfigato con le nature, perché la velocità è molto importante per un Pidove. Ma va bene, in ogni caso non farà parte della mia squadra, quindi ok. E comunque questa parte è durata già abbastanza. E ci vediamo nella prossima parte di
Pokémon Nero in cui aiuteremo questa bambina e cercherò finalmente di catturare un nuovo Pokémon che mi possa allenare perché... perché così mi stanno capitando solo Pokémon che non mi va di allenare. Però vabbè. Quindi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. E la domanda della parte è: qual è il Pokémon che avete allenato più frequentemente? Il mio... credo che sia, vabbè, a parte Ampharos, non lo so, ne ho allenati molti più di una volta. Butterfree comunque è quello che ho allenato più volte. Quindi ditemi il vostro. E... l'ho già detto tutte quelle cose, iscrivetevi, sì, le cose di routine, quindi voi fatelo per farmi un favorissimo. Non scherzo. E basta, spero che vi piaccia.